sì. Bene, Gigi Radice ha appena finito di dire che è in debito di qualche partita con Bruno Conti, il migliore in campo. Ma ringrazio il mister, però diciamo che la mia soddisfazione è quella da dividere con tutta la squadra, perché abbiamo fatto una grossa prestazione. Io penso che è importante questa partita, fare il risultato positivo per disputare queste due partite che abbiamo in casa. Chi era quello che cantava? Era Tempestilli, la voce sua è inconfondibile. Tempestilli, per favore, al microfono. Tempestilli, per favore, ecco Tempestilli. Fortunato, però allegro. Ma certo, quando si vince si è sempre contenti, poi al di là del mio infortunio che mi dispiace certamente, però sono contento per la squadra e per Bruno soprattutto, che ha dimostrato ancora una volta di essere un grande campione, perché si è fatto trovare pronto al momento giusto. A dire la verità, la Fiorentina non era partita male. Giorgi era stato esplicito sulle difficoltà della cosiddetta marcatura alla radice, con i rigidi compiti assegnati come quello di Pellegrini su Baggio. È stato molto attento per tutta la partita e noi sappiamo che Pellegrini è un giocatore che veramente si esprime quando ha questi tipi di giocatori da marcare. Ecco perché Giorgi si era raccomandato, bisognava sbloccare il risultato alla svelta. Ammonito subito Manfredonia dal Severo Boschin, punizione di Baggio, alla Baggio, e come dice Dino Viola. È una partita che io additerei, perché impegno da ambo le parti, ho anche un bel gioco. Se il pallone di Baggio entrava al primo tempo poteva essere anche diverso, ma il calcio è fatto così, no? Ma comunque la Roma ha vinto con merito. Ma io non lo volevo dire, volevo che lo dicesse lei, signore Giannini, no? E beh, già è come tutte le cose della vita, conta ciò che è determinante, nel calcio sono determinanti i gol, lo sanno anche i bambini. Eccolo, quello della Roma, con la difesa viola a spasso, Desideri si esalta. La Roma ha il gioco fatto, lascia l'iniziativa agli altri, sul piano tattico Radice blocca la fascia sinistra viola, dove Volpecina non potrà mai scorazzare, e la Fiorentina s'ammucchia, Faccenda, Pioli e lo stesso Iachini non legano, Pigna è bravo ma senza spunti offensivi, Baggio è come perduto, il solo Nappi è vivo dappertutto con un po' d'aiuto da parte di Deltisa e Battistini. Dunga, in giornata no, comunque la Fiorentina c'è sul piano della pura volontà, ma non basta, anzi spingersi in modo dissennato verso il gol fa gioco dell'avversario. La regola è vecchia, ma dimenticata. Così, mentre Lobanowski dice che ci deve essere un trucco, questa non è la Fiorentina e lui non ci casca, Radice ha reinventato Bruno Conti, colpisce a freddo con Rizzitelli. 2-0, dunque un riposo amaro per i padroni di casa, eccitante per i giallorossi che sono più squadra, tengono palla, fanno, quando è il caso, pressing, creano gli spazi al Giannini che crescerà dopo un primo tempo un po' in sordina, a nostro avviso. Comunque la Fiorentina raccatta il gol con Battistini, dimezza quindi il risultato, poi addirittura con Kubik manca il pareggio, poi si arrende e permetterà all'Anducci di contenere il risultato sul quale sono tutti d'accordo. La Roma ha vinto bene e con merito. Beh, qualcuno ha detto Dunga cia cia cia, oggi niente cia 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 Dunga. No, il Roma ha giocato meglio, ha meritato di vincere. Solo così? Solo così, giocavamo male. Perché? Ma se soubesse aveva giocato meglio prima. Come mai il capitano se la squaglia? Battistini? Un capitano deve agli onori del campo. No, uno perde ma non scappa, no? È stata una partita che è iniziata male. Potevamo anche nel secondo tempo raddrizzarla, però un paio di occasioni ci siamo arrivati vicino. Purtroppo rimontare due gol alla Roma non è facile. Dunque Giorgi, la Roma ha vinto con merito? Sì, la Roma ha vinto con merito, noi abbiamo fatto troppi errori per poter meritare anche il risultato parziale.